Ascoltiamo la sentenza del giudice Maretta Scoca. Grazie Giada, grazie tanto. Patrizia è qui a chiedere all'ex marito Luigi la somma di 33.600 euro, pari a tutti gli arretrati dell'assegno di mantenimento mai versati in 8 anni. L'articolo 12 sexies della legge sul divorzio prevede al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale. Con la legge numero 54 del 2006 poi questa importante modifica viene estesa anche ai casi di separazione non seguita da divorzio. Non c'è dunque più bisogno di dimostrare che il mancato pagamento o il pagamento inesatto o il pagamento ritardato abbiano creato una situazione di disagio tale da mettere in difficoltà relative alle primarie esigenze di vita la persona che doveva beneficiare e quindi che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza. Il pagamento non corrispondente a quello previsto dalle condizioni di separazione o divorzio è penalmente rilevante e punibile, come dicevo prima, ai sensi dell'articolo 570 codice penale, anche se non si è determinata la mancanza di beni essenziali. Resta invece del tutto immodificato un altro elemento del reato, cioè la concreta possibilità e capacità economica dell'obbligato a prestare i mezzi di sussistenza. Per escludere la responsabilità penale del soggetto obbligato non basta dimostrare una situazione di difficoltà economica o un intervenuto stato di disoccupazione. È necessario dare una prova effettiva dell'assoluta indisponibilità economica per la incolpevole indisponibilità di introito. Quindi non è reato la mancata corresponsione di quanto dovuto per il mantenimento se ci si trova in una situazione di mancanza di introiti persistente, oggettiva ed incolpevole. Anche quando non costituisce reato, il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento rileva comunque come un illecito civile. Di fronte all'impossibilità o alla grave difficoltà di far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento, la legge conferisce al coniuge la possibilità di chiedere la modifica e o la revisione del quantum, cioè chi non si trova in condizioni di pagare deve chiedere al giudice una modifica. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell'onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell'assegno, ma richiederne giudizialmente la revisione. Soprattutto per il mantenimento dei figli, infatti la giurisprudenza più consolidata non ammette che in caso di impoverimento del genitore obbligato al pagamento venga sospeso il pagamento stesso. Si pretende invece dal genitore che, anche se le sue sostanze siano diminuite fino ad essere sufficienti appena al suo stesso sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli. Se dunque un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto a disotto dei suoi titoli professionali pur di contribuire al mantenimento dei figli. Bisogna però tenere conto del termine di prescrizione quinquennale dell'assegno del mantenimento e pertanto si potranno richiedere, gentile signora, solo gli arretrati fino a 5 anni prima e non quelli precedenti. Per questi motivi la domanda di Patrizia merita accoglimento. Luigi dovrà corrispondere la somma di euro 21.000 pari ai 5 anni di arretrati dell'assegno di mantenimento non corrisposto che potranno essere dati anche a rate e comunque calcolando anche gli interessi che si sono maturati fino adesso. Per questi motivi la domanda della signora è accolta.